Oggi è una giornata importante per Save My Bag. Approdate con il primo store su una piazza importante come quella di Milano. Che cosa significa per voi questa apertura? È un negozio che abbiamo desiderato fin dal primo giorno, un negozio importante perché nella nostra città, nella città della moda in Italia. È 3 anni che cerchiamo in questo quadrilatero lo spazio che ci identifica. L'abbiamo trovato poco prima di Natale e poi abbiamo cominciato a disegnarlo. Abbiamo creato un negozio che ci rappresenta, ci dà fiducia nella crescita del marchio. Siamo in via Manzoni, proprio a fianco al quadrilatero della moda. Che caratteristiche ha questo negozio? Che metratura ha? Fa parte del quadrilatero senza entrare nelle vie quelle top. Non siamo in via della Spiga, non siamo in Monte Napoleone, ma abbiamo vicino Armani, che per noi comunque è il marchio che ha rappresentato negli ultimi 30 anni l'Italia nel migliore dei modi. È un negozio che riesce con la sua dimensione a far sentire il cliente coccolato, ha una forma leggermente arrotondato e uno qui in mezzo, insomma, si trova in una cascata di colore e di forme. Ecco, venendo alla produzione, voi dichiarate di essere un'azienda 100% prodotta in Italia, siete nel Bergamasco. Cosa significa oggi essere un'azienda made in Italy? Questa è un'azienda che è nata da una sfida. La sfida era quella di poter dire si può fare e noi ci siamo riusciti. È un prodotto made in Italy, e tengo a sottolineare, per noi è un prodotto 100% made in Bergamo. Cerchiamo le cerniere, cerchiamo il tessuto, cerchiamo le lavorazioni tutte all'interno della nostra città e siamo riusciti a espandere questo prodotto dall'Australia fino al Messico, all'Asia, dunque ne andiamo assolutamente fieri. Crediamo che si possa fare moda producendo in Italia. Ecco, a livello di espansione retail tenete molto, insomma, a diventare forti anche sui mercati stranieri. A che punto stiamo con l'espansione dei vostri negozi? Allora, devo dire che Save My Bag è sempre stato molto apprezzato dalla clientela internazionale, forse quasi prima dalla clientela internazionale che è nel nostro stesso paese. I paesi che sono più attratti, che più apprezzano questo marchio, sono sicuramente i paesi asiatici, in primis il Giappone, dove comunque c'è un consumatore molto, molto evoluto e ha un gusto molto sofisticato e capiscono veramente la natura di questo marchio. Abbiamo già 3 negozi monomarca in Giappone, uno a Tokyo appena aperto, 2 a Osaka e apriremo il nostro secondo negozio a Singapore e questo mese. Abbiamo un negozio a Kuala Lumpur, nelle Petronas Towers e il marchio comunque si sta espandendo attraverso i canali multimarca e franchising in tutto il mondo. 3 negozi in Messico, in Spagna, 4 negozi addirittura adesso con Palma di Mallorca e abbiamo un nostro negozio a Saint-Tropez, insomma non ci sono confini per Save My Bag. Ecco, al di là della presenza tra virgolette fisica, siete molto forti anche sui social network. Come avete fatto a creare una community così affiatata su canali come Facebook, Twitter, Instagram? Il nostro è un prodotto molto semplice che lavora sui colori e quindi i nostri valori sono veramente apprezzabili da tutti i consumatori. I social media sono un canale che oggi va comunque valorizzato perché ti dà la possibilità, e quando non hai una distribuzione ancora così radicata in tutti i territori, di approcciarti comunque a clienti diversi e che possono comunque essere interessati al marchio, e attraverso l'e-commerce puoi raggiungere effettivamente i consumatori in tutto il mondo.